Proseguendo la raccolta di riflessioni sulla riforma penale della ministra Cartabia, abbiamo sentito degli avvocati, dopo aver sentito i professori, non avvocati qualsiasi, ma avvocati che sono anche presidenti di Camere Penali. Questo perché è alle porte il congresso dell'Unione delle Camere Penali e quindi è anche interessante capire un po' che aria tirerà in quel congresso rispetto a questa riforma, riforma che gli avvocati vedono anche sotto un aspetto pratico di quelle che saranno le ricadute sul loro lavoro di ogni giorno, oltre che sotto il profilo giuridico. Raccogliendo anche delle osservazioni critiche che sono state fatte da eminenti accademici in tema ad esempio di improcedibilità, raccogliendo anche tutte le incognite che questo passaggio della prescrizione dall'aspetto sostanziale all'aspetto processuale potrebbe creare in futuro. Non manca la riflessione di tipo, diciamo, pragmatico-politico in relazione al quadro politico con cui il ministro, la ministra e il governo si sono dovuti confrontare. Vedremo un po' poi quale sarà il proseguo del dibattito nel congresso. Allo stato ci sentiamo queste riflessioni, poi ci riserviamo di ascoltare anche riflessioni anche alla luce di eventuali sviluppi che dovessero esserci nel passaggio nella seconda lettura al Senato del disegno di legge delega, anche se allo stato non si intravede la possibilità di modifiche. La riforma sostanzialmente è segnata da un'evidente scelta compromissoria. La composizione politica del governo ovviamente per certi versi rispecchia le ragioni del compromesso. Però vanno dette due cose molto importanti, che sostanzialmente sono quelle che a mio modesto parere devono prevalere. L'una è che la prescrizione concepita da Bonafede e maturata nell'ambito dei 5 Stelle è sostanzialmente stata superata. E questo è un segnale molto ma molto importante perché rimette, diciamo così, il tema della prescrizione nel canale tradizionale che ha sempre accompagnato questo passaggio giuridico. L'altra cosa importante è che pur in presenza appunto di questa scelta compromissoria è stato sostanzialmente salvato il processo in appello, che dal punto di vista, diciamo così, delle intenzioni di una parte della maggioranza, sempre i 5 Stelle ovviamente, perché lei sa che questo percorso riformatore nasce e si incardina dentro il progetto di Bonafede, è stato ripreso e in parte modificato, quindi ha una radice dentro quel contesto. Bene, l'altro dato è l'appello, per il quale si voleva pervenire a un fortissimo ridimensionamento contenendo le ragioni dell'impugnazione, e su questo c'era una convergenza importante, ripeto, di alcune forze politiche, ma soprattutto della magistratura associata dell'ANM. Anche questo passaggio è stato sconfitto, e quindi su questi due significativi dati noi possiamo dire che pur in presenza di una scelta compromissoria, il risultato ottenuto è importante perché ridisegna il tema della prescrizione e mantiene l'appello nella sua massima estensione possibile. Ci sarebbero tantissime cose da dire. Noi avvocati pensiamo sempre al peggio, è il nostro lavoro. Di positivo, senz'altro, tutto ciò che è giustizia riparativa, digitalizzazione, maggior controllo giurisdizionale su alcune scelte della procura e anche interessante il concetto di deindicizzazione nell'ipotesi di sentenze di assoluzione o di decreti di archiviazione per il diritto all'oblio, così come la trattazione del processo in absentia. Tante cose però, a mio avviso, pongono criticità. Da un lato, soprattutto quella ragionevole previsione di condanna che è alla base dei provvedimenti, tanto in fase di indagini preliminari, quanto di udienza preliminare, quanto nell'ipotesi della cosiddetta udienza predibattimentale.
su tutte desta preoccupazione e desta criticità la cosiddetta improcedibilità processuale all'esito della prescrizione che si blocca dopo la sentenza di assoluzione di condanna. Lo hanno già detto in tanti, porrà problemi di incostituzionalità rispetto ai principi del nibis in idem, del divieto di reformatio in peius, ma anche rispetto ai diritti delle vittime che probabilmente non troveranno giustizia. Su tutti si arriva a un processo senza sentenza. Destano preoccupazioni l'inammissibilità per la specificità dei motivi e anche tutto sommato l'investimento in termini economici per un ufficio del processo penale anziché investire sull'aumento dell'organico dei magistrati e dei giudici. Anche la presenza di un giudice monocratico, in realtà con l'eliminazione dell'udienza preliminare su molti reati, con una figura ibrida che è quella dell'udienza filtro, sicuramente ci creerà delle perplessità. Soprattutto, e qui concludo per una necessità di velocità, manca di coraggio questa riforma, è compulsata da un qualcosa di metagiuridico, come ben sappiamo, e non si è investito veramente nei riti alternativi, insufficienti e blandi sono i profili premiali del patteggiamento che non si è avuto il coraggio di allargare ad 8 anni e anche l'aumento del sesto dello sconto di pena per l'abbreviato è naturalmente più un incentivo a non appellare che un ritocco in termini diciamo incoraggianti per prescegliere questo rito alternativo. Una seria depenalizzazione non c'è stata e pare insomma più una fuga dal processo che in realtà la trattazione di un processo equo in un tempo ragionevole come ci viene imposto dall'Europa. Quello che io direi che vale la pena di osservare è che con l'aumento delle procedibilità a querela, con l'aumento delle cause di non punibilità come la tenuità del fatto, con l'aumento dell'accesso alle mappe, con l'aumento delle cause dell'estinzione di contravvenzioni, con il pagamento di oblazioni già in fase di indagini, si promuove tutto ciò che è la non celebrazione del processo che potrebbe porre dei significativi problemi anche in termini di specializzazione della categoria degli avvocati con la possibilità di approccio a questo tipo di processo da parte di soggetti che non siano sempre preparati e specializzati e che magari ritengano che questi tipi di fuoriuscita dal processo siano semplici da affrontare, cosa che naturalmente noi sappiamo non essere. Vorrei partire da una premessa, cioè che l'attuale ministro, oltre ad essere una indiscussa e straordinaria professionista nella materia, è portatrice di una idea di giustizia che presenta notevoli e numerosi punti di contatto con la visione di cui noi avvocati penalisti siamo da sempre fautori. Non ci aspettavamo sicuramente da questa riforma alcun miracolo, né abbiamo mai creduto che d'amblè sarebbero state azzerate tutte le strampalate riforme degli ultimi anni. La maggioranza politica, infatti, che sostiene il governo Draghi è forse troppo diversa, variegata, per poter mettere mano in maniera sistematica a riforme relative a temi caldi e sensibili. Possiamo dire però che la riforma è quantomeno deludente e non credo affatto che le nuove disposizioni restituiranno al sistema giudiziario una rinnovata credibilità. La questione, come sappiamo, viene da lontano e il nodo centrale è indiscutibilmente il tema della prescrizione. La riforma della prescrizione del ministro Bonafede è entrata in vigore con il governo giallorosso e lo stesso ex ministro licenziò una legge delega nel tentativo di ridurre i tempi del processo. In realtà si trattava indiscutibilmente di un obbrobrio giuridico, culturale, un vero e proprio attentato alle libertà del cittadino. La ministra Cartabia ha tentato con tutte le difficoltà dovute ad una maggioranza troppo variopinta di modificare nel rispetto delle garanzie dell'imputato la legge delega. Non c'è dubbio che almeno quella orrenda normativa in tema di prescrizione emanata dal ministro Bonafede sia stata definitivamente azzerata. È stata introdotta, come sappiamo, tuttavia la prescrizione processuale dopo la sentenza di primo grado. Io ritengo che tale scelta presenti non poche criticità.
In primo luogo il potere in capo ai giudici di disporre delle proroghe, dei termini fissati a pena di improcedibilità, attribuisce, e così come autorevoli professori hanno sostenuto, un potere improprio ai giudici, i quali saranno liberi di scegliere se procedere o consentire o viceversa precludere la prosecuzione dell'azione penale. Vengono in questo modo attribuite alla giurisdizione scelte di politica criminale che invece devono continuare a rimanere di dominio di altri poteri dello Stato. Qualcosa di interessante c'è senz'altro nella riforma. Pensiamo al controllo da parte del GIP sui tempi dell'indagine e soprattutto sui tempi di iscrizione della notizia di reato. Le camere penali da sempre si sono battute fortemente per ottenere un reale controllo sui tempi dell'iscrizione nel registro degli indagati. Però, come dicevo in premessa, la riforma nel suo complesso è purtroppo deludente proprio sul punto centrale, che è quello della riduzione dei tempi del processo penale. Inoltre non vi è nessun accenno ai fuoriruolo, che attualmente continuano ad occupare un numero particolarmente significativo nei ministeri. Nulla si dice sul turnover dei magistrati, che è avvalorato da una sentenza della Corte di Cassazione, che è stata, guarda un po', accolta con entusiasmo dalla magistratura. Eppure, giusto per fare un esempio, la Commissione Lattanzi aveva fortemente potenziato i riti alternativi. Attraverso la premialità si era cercato giustamente di sollecitare l'imputato ad accedere ai riti alternativi, riducendo in tal modo in maniera concreta i tempi del processo penale. Del resto, i rimedi per incidere sui tempi del processo ci sono e li conosciamo, perché soltanto l'applicazione di un diritto penale minimo potrà realmente porre effettivo rimedio alla durata elefantiaca dei procedimenti penali, che di fatto si traduce o in una denegata giustizia oppure in una pena irrazionale, spesso inutile, che mortifica ogni esigenza di rieducazione. La realtà è che l'unico strumento che consente effettivamente di celebrare i processi in tempi ragionevoli e la diminuzione massiccia del contenzioso penale. Sappiamo che talune procure, tra cui quella di Napoli, si stanno adoperando, stanno dando delle linee guida per evitare di portare a processo vicende di scarso rilievo ed impatto sociale, che potremmo definire bagattellari. Ma la bontà di queste idee, le nobili intenzioni degli autori non possono oscurare però un tema di fondamentale importanza, cioè decidere cosa è meritevole di andare a processo non è una scelta tecnica, ma è indiscutibilmente una scelta squisitamente politica, essendo di fatto una scelta di valore. Vi è pertanto il rischio evidente, concreto, già sperimentato in passato, che la magistratura assuma ulteriormente un ruolo di supplenza a fronte della inerzia e della pavidità della politica, con tutto ciò che ne consegue in punto di equilibrio dei poteri dello Stato. Ma vi è forse un pericolo che è ancora più grave, cioè la fine di un diritto penale unitario e la nascita di un diritto penale di tipo localistico. Volendo semplificare, è indubbio che a Napoli una truffa online di esiguo valore possa essere ritenuta un'ipotesi di reato bagattellare, ma in altre parti di questo paese varrebbe la stessa scala di valore? Io credo assolutamente no. E allora l'unico rimedio concreto, efficace e reale per incidere realmente sui tempi della giustizia è la diminuzione del contenzioso penale, che deve passare però attraverso una seria ed incisiva depenalizzazione sancita a livello legislativo ed accompagnata auspicabilmente da un ampio provvedimento di amnistia. Luci e ombre.
Primo tema, come ben noto, forse il più importante, è quello della riforma, della controriforma della prescrizione di buona fede e certamente quello è un bel passo avanti, però è un compromesso politico che ha portato a una soluzione discutibile, cioè quello di affiancare una prescrizione sostanziale, una improcedibilità, istituto di tipo processuale, con dei problemi secondo me applicativi di non poco momento. Ne individuo innanzitutto due: il rischio in futuro di riforme legislative orientate a ritoccare i termini della improcedibilità e quindi di allungare la possibilità del processo più esteso nei tempi dopo la sentenza di primo grado e dopo l'appello, con una applicazione retroattiva, nonché la possibilità già prevista dalla legge delega, dal disegno di legge delega, della proroga del termine dell'estinzione del processo da parte del giudice, con una discrezionalità del giudice sostanzialmente allungare i tempi del processo, che mi pare in contrasto con la separazione dei poteri. Altri aspetti positivi invece sono quelli legati alla semplificazione in tema di processo penale telematico, di deposito telematico degli atti, di notifiche degli atti, però anche qui attenzione, saranno importanti i decreti legislativi, perché sappiamo bene, l'abbiamo visto nell'applicazione d'urgenza nel periodo della pandemia, quello che può accadere con una burocratizzazione telematica del processo, che è anche pericolosa perché rischia di ridurre l'accesso alla discovery degli atti e i tempi di discovery degli atti anziché migliorarla. Altro aspetto positivo e negativo insieme è quello dell'individuazione del problema della stasi del procedimento in fase di indagini preliminari. Non vanno bene i rimedi perché prevedere come rimedio semplicemente l'accesso agli atti quando il fascicolo giace in Procura della Repubblica dopo la scadenza dei termini non è, secondo me, risolutivo. La possibilità di intervento del GIP non è risolutiva, andavano inserite e previste delle sanzioni processuali proprio all'esercizio dell'azione penale, perché mi pare l'unico modo reale per ridurre quei tempi e prevedere appunto dei termini perentori per lo svolgimento delle indagini. Altri aspetti interessanti, l'udienza preliminare, non mi piace affatto quella del criterio di giudizio, che talvolta è inutile, ma rischia qui persino di essere dannoso, nel senso che se era inutile quello precedente, è dannoso pensare a una previsione di condanna. Uno va a dibattimento con sostanzialmente una sentenza anticipata del GUP che prevede una condanna per il processo. Bene l'estensione della citazione diretta, ma anche qui poco coraggiosa. Preferivo la versione precedente, che era molto più estesa. L'udienza preliminare è oggi inutile, a mio modo di vedere, è meglio la citazione diretta, semmai con questa bifasicità, diciamo, con una udienza predibattimentale davanti a un giudice e un'udienza dibattimentale dall'altro. Chiudo, perché il tempo stringe, con una riflessione su un dato forse marginale, cioè quello della novità dell'ufficio del processo penale, cioè l'introduzione di sostanzialmente un ufficio di collaboratori del giudice che devono coadiuvare la sua attività per compiere tutti gli atti preparatori del processo, per lo studio delle questioni giuridiche, per l'approfondimento delle questioni in dottrina e persino per la predisposizione delle minute. Qui si rischia sostanzialmente di individuare un giudice occulto, nascosto, che non sta in aula e che per le vicende, soprattutto quelle magari meno importanti, ma che sono anche quelle che sono anche le più numerose, decide di fatto la questione giuridica senza però avere il diretto contraddittorio con le parti nel processo, cioè rimane nascosto nel suo ufficio, ma magari decide molte delle questioni, soprattutto giuridiche, relative a quel processo. Ecco, questo lo trovo pericoloso, è un modo di fatto per estendere la collegialità, cosa che noi amiamo, ma tenendo nascosto il giudice di quel collegio ideale,
che in realtà rimane in un ufficio, e pagandolo anche meno, perché ovviamente non si assume le responsabilità del giudice e rimane, diciamo, nelle retrovie. Lo trovo pericoloso. Luci e ombre rispetto alla riforma Cartabia. Doppia valutazione, secondo me, da un punto di vista politico e da un punto di vista tecnico-giuridico. Delusione da un certo punto di vista per le aspettative, ma consapevolezza della situazione attuale che viviamo e della partenza da cui ha avuto inizio il percorso politico. Dal punto di vista tecnico-giuridico ci sono delle modifiche che obiettivamente prestano il fianco a serie critiche. La riforma Cartabia, se la prescrizione e la previsione dell'improcedibilità chiaramente suscitano dal punto di vista tecnico-giuridico ampie perplessità rispetto ad una visione sistematica del processo penale. Così come la legge delega per quanto riguarda il controllo delle priorità nella scelta dei procedimenti, una legge delega troppo generica, e così come non si parla nella riforma di un argomento che è quello dell'esecuzione, che è un nervo scoperto soprattutto per noi penalisti e per tutti i cittadini, e ci siamo aspettati un intervento. Però dobbiamo esaminarla dal punto di vista politico per avere la consapevolezza del passo avanti che è stato fatto rispetto ad una situazione di medioevo culturale che si era concretizzata con in rapida battuta la legge spazza corrotti, la legge sulla legittima difesa e il capolavoro dell'ex ministro Bonafede sulla prescrizione, che aveva determinato il fine processo mai. Ecco, rispetto a queste situazioni le novità introdotte dalla riforma Cartabia certamente consentono di ritenere un percorso di novità, un percorso verso una riforma che intanto garantisce il termine del processo, la durata ragionevole del processo introdotta con la sostanziale modifica, abrogazione di quella norma sulla prescrizione che interrompeva definitivamente la prescrizione. L'improcedibilità processuale pone dei problemi, certamente. Però il passo avanti c'è stato. Oggi noi possiamo dire ai cittadini che il processo avrà un termine di durata ragionevole. Così come tengo favorevole la previsione della norma che stabilisce l'individuazione da parte del Parlamento delle priorità nella scelta dei procedimenti da seguire da parte delle procure. Non ci dimentichiamo che era oramai una normalità, dietro il feticcio dell'obbligatorietà dell'azione penale, lasciare la totale discrezionalità e il totale arbitrio alle procure per individuare i procedimenti da portare avanti. Anche il controllo da parte del GIP sulla iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato è certamente un elemento che ritengo favorevole, positivo. Anche qui, e d'altra parte, è stato forse uno degli argomenti che ha suscitato maggiori critiche da parte dei magistrati, quindi un motivo ci sarà, che è quello di quella prassi oramai consolidata, che io ricordo sin dai tempi in cui ho iniziato a lavorare, della iscrizione oramai consuetudinaria di un procedimento contro ignari, salvo poi indagare e arrivare al punto di iscrivere, di controllare il nome al momento in cui si decideva liberamente, quindi privo di qualsiasi controllo. E dobbiamo anche ricordare che abbiamo ottenuto una eliminazione, in questo momento siamo riusciti a evitare il pericolo concreto di una riforma particolarmente critica del giudizio di appello, anche se sull'appello e la Cassazione questa riforma presta il fianco al pericolo e al rischio di una sostanziale deriva di abolizione dell'oralità, che è un principio fondamentale sul quale noi dobbiamo certamente fare le barricate per assicurare
che nel processo, nel giudizio di appello e nel giudizio di Cassazione venga in modo assoluto assicurata la, l'oralità. Devo dire che un tema importante è quello organizzativo dei finanziamenti che devono essere riconosciuti e devono essere rafforzati nei confronti dell'organizzazione giudiziaria. Quello è un passaggio molto importante perché qualsiasi norma, qualsiasi previsione poi deve avere come ricaduta il funzionamento del sistema. Noi oggi siamo in una situazione di profonda crisi organizzativa della giustizia. Noi abbiamo bisogno di finanziamenti robusti e selezionati rispetto agli uffici giudiziari, in modo da garantire che vengano aumentati il numero dei magistrati, aumentati il numero dei cancellieri, dotati di strumenti tecnologici gli uffici, aperte le cancellerie, fatte per un funzionamento generale migliore e che consenta effettivamente la ripartenza. È mancato il coraggio alla politica per una effettiva depenalizzazione, che sarebbe stato sicuramente lo strumento migliore a consentire la ripartenza rispetto ad una situazione che solo a Roma vede un numero di procedimenti fermi in attesa di fissazione dell'udienza di dimensioni macroscopiche, così come in corte d'appello. Ecco, questa caratteristica è uno dei temi che io spesso rilancio, è quello della selezione delle risorse rispetto alle dimensioni degli uffici giudiziari. Forse questo dovrebbero i nostri politici cominciare a comprenderlo per consentire realmente la dotazione delle risorse necessarie. In poche parole, la riforma Cartabia può essere certamente un'opportunità perché getta uno stagno in contesti e in ambiti procedurali che ci consentiranno, attraverso le finestre di giurisdizione, per esempio in fase di indagine preliminare, attraverso una maggiore possibilità di intervenire in alcuni ambiti che fino a questo momento sono stati di stretta osservanza del pubblico ministero in alcune vicende. Ma mi piace anche la filosofia di fondo del controllo dei tempi del processo, sostanzialmente perché così si potrà anche verificare un po' il lavoro del pubblico ministero e la possibilità di sindacare, quantomeno la possibilità di sindacare i tempi di iscrizione della notizia di reato. Ma le perplessità ci sono e sono legate un po' all'esperienza concreta di questo ultimo, di questi anni, di questi tempi, dal codice dell'89 in poi. E mi riferisco al fatto che la filosofia di fondo della riforma Cartabia, in fondo, non è una riforma di grande garanzia. La riforma nasce soprattutto perché dobbiamo rendere compatibile col piano di resilienza nazionale e quindi con gli investimenti che l'Unione Europea potrà fare e dovrà fare nel nostro ambito, con una celerità di fondo del nostro sistema giudiziario. Ora, sappiamo per certo che la celerità spesso non si accompagna alla qualità della risposta alla domanda di giustizia che viene dai cittadini. Capisco perfettamente, sappiamo tutti che i numeri sono impietosi, ma ragionare in termini di smaltimento di arretrati per dare patenti di efficienza qualitativa al lavoro dei giudici, soltanto quindi in tema di smaltimento, io credo che potrebbero ingenerarsi delle prassi che sviliranno un po' il senso della riforma, consentendo cioè attraverso formule di stile, attraverso indicazioni generiche, di trasferire gli oneri di iniziativa e di osservanza sulla difesa, con la necessità di una maggiore specificità, nei motivi di impugnazione, con la necessità, per carità, di una adozione di iniziative per rendere possibile il contraddittorio orale, che è tipico del nostro processo, piuttosto che la cartolarizzazione e la trattazione di alcuni procedimenti. Ma ribadisco, per sfuggire alla spada di Damocle del tempo che passa in termini di prescrizione procedurale, siamo certi che questo si accompagnerà con un onere di attenzione e di qualità di attenzione e discernimento dei giudici di ogni singola questione, da quella più semplice che però incide come un coltello nelle carni dell'imputato? E allora le perplessità sono queste. È chiaro che noi saremo chiamati come avvocatura ad avere un atteggiamento di maggiore preparazione, di maggiore concentrazione, di maggiore determinazione, ma dall'altro lato, nel momento in cui saranno
tempi e numeri a dover misurare la qualità dell'intervento, avremo la stessa capacità di osservare, di valutare, di vagliare? Credo che l'idea di fondo, l'idea per cui nasce la riforma Cartabia, è un'idea che prende a prestito alcune delle battaglie che sono state portate avanti, come l'apertura di finestre di giurisdizione nelle indagini preliminari, il controllo della condotta del pubblico ministero nei momenti nei quali viene, come dire, a svilupparsi l'iscrizione nel registro degli indagati, dai quali decorrono termini importantissimi ai fini della validità delle prove, dell'utilizzabilità delle prove o degli indizi raccolti. Ma a fronte di questo, quali sono i prezzi che il sistema farà pagare per una maggiore celerità, maggiori oneri per deflazionare il carico, per rendere poco possibile? Questa è la mia perplessità.